sia veramente il trasporto, in particolare il trasporto pubblico, no? Era un problema se non c'è un dato scientifico, come dice il Ministro, che ci indica che in quei luoghi sono dei luoghi di diffusione, insomma, consistente del virus, però almeno in 2 giorni vediamo circolare meno persone, perché ci sono meno persone da ieri su autobus. Allora, parti da un presupposto che rispetto alle cose dette dal Ministro e anche quelle che hai sentito, diciamo, da altri esponenti, dallo stesso Renzi, io posso anche essere d'accordo sulle critiche che sono state fatte, però mi pongo un problema più strutturale. Il fatto che tu sapevi benissimo che arrivava la seconda ondata e affronti questo problema dalle 6:30 alle 8 di un giorno normale, ti dà l'idea che c'è un problema proprio strutturale del governo. Tu dovevi avere già un piano già pronto, ma doveva essere pronto ad agosto, ora devi soltanto metterlo in pratica. Questo è il punto, perché queste cose non è che si fanno all'ultimo momento. Capisco l'altra volta stavi in una situazione in cui questa cosa ti è arrivata come ti è arrivata, non sapevi cos'era e via dicendo. Hai avuto 6 mesi di stato d'emergenza per poter valutare e immaginare quello che sarebbe avvenuto. Cioè, se c'è stato qualcosa di puntuale in questo momento, non sono nei treni, negli autobus, una cosa del genere, ma è stato il virus, che chiaro, si d'accordo. sapeva sarebbe. Allora, già questa cosa qui mi colpisce. Quello che io dico rispetto alle istanze che dice il ministro e che sono giuste, è però c'è anche un problema di coerenza, perché poi non è che basta distinguersi, perché altrimenti si diventa complici. Questo è il punto. Cioè, la politica è fatta anche in modo tale da dover ragionare se per caso questa formula di governo, questa situazione qui è all'altezza di questo. Di questa situazione, cioè se può affrontarlo, se c'è un problema, io non dico perché non dico quelli di Italia Nuova, dico però se c'è un problema di competenze, perché purtroppo è questo, perché diciamoci la verità, e lo dimostra che tu le decisioni prendi tra le 6:30 alle 20, All'una di molto notte. spesso nell'emergenza tu decidi da solo. La qualità degli uomini conta, siamo d'accordo? Allora, se io ho visto che Se molte. però, se poi avesse deciso da solo, si sarebbe scatenato, diciamo. No, ma infatti il decidere da solo in questo momento era un piano già simulato che tu dovevi spingere il bottone per Per partire. partire. Questo è il punto. Un paese normale fa così. Il sottosegretario Miscelani, la Germania, diciamoci la verità, quel piano l'aveva, lo sta mettendo in pratica. Assolutamente sì. Noi non l'abbiamo, non l'avevamo allora e non l'abbiamo adesso. Questa è una responsabilità politica Ma enorme. non solo, E io ha una posso struttura di dire, nei welfare discorsi diversa. che vengono fatti da Italia Viva, queste cose le ritrovi, però c'è un problema che a un certo punto uno deve dire punto, non possiamo andare avanti così, perché se andiamo avanti così ci facciamo male. Quando facciamo i numeri, quell'ondata che sta arrivando in Germania, ha preso già la Germania, La arriverà da Francia. noi. Il punto però è che mentre lì c'è una struttura sanitaria di un certo tipo, e c'è anche, lo sa benissimo la ministra che oltretutto viene proprio dalla Puglia, dal sud. C'è una omogeneità del sistema sanitario in tutti e due i paesi, da noi Da non noi non c'è, c'è. da noi c'è un problema e l'esperienza che abbiamo fatto l'abbiamo fatta soltanto al nord, perché il sud di fatto, grazie a Dio, l'altra volta non è stata toccata. Ora sì e non è Ora pronto. i dati li vedi. E non è pronto. Senta, politicamente, ministro.